Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay dopo la grande beffa di ieri sera allo stadio Adriatico di Pescara, dove la formazione di Massimo Oddo è stata sconfitta dall'Inter dopo il 90° minuto, il gol di Icardi che ha permesso ai nerazzurri dunque di espugnare l'Adriatico. È stata una serata ricca di emozioni all'Adriatico, con una partita spettacolare da parte degli uomini di Oddo, però ha vinto l'Inter e quindi c'è molta rabbia per questa prima sconfitta casalinga di questo campionato di Serie A. Abbiamo titolato una gioia interrotta, sì, perché il Pescara aveva fatto sognare i propri tifosi dopo il vantaggio nel secondo tempo, ma nel finale la doppietta di Icardi ha un po' tarpato le ali ai biancoazzurri. Analizzeremo con i commenti in studio, con altre riflessioni dei protagonisti al termine della partita, questa giornata di campionato. Vado subito a salutare il nuovo direttore sportivo del Pescara, Luca Leone. Buonasera direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Al centro abbiamo il compagno di viaggio settimanale, Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. E ritrovo con piacere l'assessore allo sport del Comune di Pescara, Giuliano Diodati. Buonasera assessore, buonasera, grazie buonasera per essere qui con noi. Qui alla mia sinistra il collega Paolo Toro. Buonasera Paolo, ben ritrovato. Buonasera. E ritrovo anche con piacere l'opinionista Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini, che ci aggiornerà anche sul posticipo della serata, un posticipo che ci interessa, riguarda Empoli-Crotone. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Dici bene, c'è il posticipo che chiude questa terza giornata di campionato, 0-0 al Castellani per ora tra Empoli e Crotone. C'è anche un posticipo in Serie B, quello tra Virtus Entella e Pisa, 0-0 a Chiavari fino a questo momento. I modi per interagire con noi li conoscete, ve li ribadiamo attraverso gli sms al 392-623-7060, oppure prenotandovi telefonicamente allo 085 93 00 20, poi più tardi quando vorrai anche le nostre solite curiosità social. A te. Grazie Andrea. Allora, prima di sentire il direttore del Pescara Leone, vorrei fare un giro con gli altri ospiti e poi il primo giro sarà sintetizzato da Luca Leone, che è stato anche capitano del Pescara, una lunga carriera alle spalle, poi ha iniziato questa carriera da DS dopo l'esperienza di Lanciano, i primi mesi in casa biancoazzurra. Partiamo da Francesco. Allora, una gioia interrotta, tanta amarezza, però questo bicchiere come lo vedi, mezzo pieno, sempre, mezzo vuoto? Sempre mezzo perché pieno, sai che perché il Pescara il popolo si divide, è inutile giocare bene se non fai punti, invece ho capito, non hai fatto punti con l'Inter. Chi ha visto la partita e la vuole vedere in modo sereno, magari rivedendola il giorno dopo, perché nell'arco di 90 minuti tanto sereno e obiettivo non riesco a essere nemmeno io, perché dopo analizzeremo tutti gli episodi. Ecco, che il Pescara possa vincere, però il Pescara è una squadra viva, ossia con l'Inter puoi perdere, ma fa ancora più male ed è ancora più pericoloso se una squadra dovesse perdere giocando male, non tenendo testa all'avversario. Pescara è andato in vantaggio, ha avuto l'occasione di raddoppiare. Se poi tutti quanti hanno detto che il migliore dell'Inter, oltre prima ancora della doppietta di Icardi nel finale, era stato il portiere, un motivo ci sarà o no? Quello è stato, poi lasciamo stare i giudizi, no, di chi mette 4 a Bjornberg, chi mette 7 sui giornali a De Boer, allora, il primo giro veloce, e 6 a Oddo, che doveva essere il contrario. Resta la soddisfazione di una squadra che lascia ben sperare per il proseguo del campionato, pur con una amarezza, per non dire qualche altra cosa, di una sconfitta che comunque, a mio modesto parere, è quanto mai immeritata.
Assessore Diodati, intanto è stata una bella serata di sport, un grande spettacolo all'Adriatico dove c'erano circa 23.000 spettatori. Ecco, sulla partita cosa si sente di dire? Perché, ripeto, oggi in città si erano un po' divisi i pareri, la maggior parte è soddisfatta. Qualcuno dice però è inutile che giochiamo bene se alla fine non fai punti. Certo, ma io penso in ogni caso che, voglio dire, noi abbiamo fatto 3 partite di campionato. In tutte e 3 le partite il Pescara ha giocato, ha fatto insomma splendide prestazioni a Sassuolo, con il Sassuolo, con il Napoli. Quindi io credo che all'inizio del campionato, dopo 3 giornate, pensare di trovarci a 4 punti, ma poi 4 punti avendo giocato insomma tutte e 3 le partite bene, paghiamo forse qualche scotto di inesperienza, dispiace, perché stare 1-0 a 20 minuti dalla fine, un quarto d'ora dalla fine, e poi perdere la partita 2-1 lascia l'amaro in bocca. Però io credo che i tifosi insomma possono essere assolutamente soddisfatti di quello che sta facendo questa squadra, che sta facendo divertire, sta facendo appassionare i tifosi, gli spettatori. Leggevo che l'altro ieri a Palermo c'erano 10.000 spettatori, sì. Noi a Pescara le prime 2 partite abbiamo fatto in tutte e 2 le partite il pianone. Intanto la classifica che avete visto poco fa è aggiornata con il pareggio tra Empoli e Crotone. Ecco, la rivediamo: con il risultato di parità, Crotone e Empoli avrebbero un punto. Paolo Toro, allora Paolo, tu ieri poi sei stato anche negli spogliatoi, la rabbia di Oddo a fine partita perché ha visto sfumare un risultato importante, però la squadra ancora una volta, poi entreremo nel dettaglio tecnico, ancora una volta ha convinto. Sicuramente sì, è la classica partita che ti lascia 2 stati d'animo contrapposti. Da un lato uno stato d'animo positivo, che forse è quello più importante e quello più, diciamo, di lungo periodo, per aver verificato ancora che è una squadra che ha personalità, che ha gioco, che ha una sua filosofia, che riesce a mantenere anche contro le formazioni più titolate. Dall'altro purtroppo c'è il risultato che ci penalizza e che sembra anche per molti tratti, diciamo, un po' un controsenso per quello che si è visto in campo. E purtroppo è sempre le cose che abbiamo detto tante volte, bastano pochissimi errori particolari per determinare il risultato, certo. Quindi questa è... Riccardo, sanno tutti che tu hai una fede nerazzurra, però ieri hai tifato Pescara perché l'abbiamo visto, al contrario di quanto hanno fatto altri. Vabbè, lasciamo perdere questo tipo di discorso. Un Inter che ha sofferto, anche se Oddo, poi lo sentiremo, ha detto che ha creato più difficoltà rispetto al Napoli, la squadra di De Berra, almeno nella fase iniziale. Innanzitutto ti voglio dire che è stata una gran bella partita, una partita divertente, e per chi ama il calcio vedere questo tipo di partita si diverte, al di là del risultato. Un risultato a mio avviso ingiusto, un risultato dove assolutamente non ci sta la vittoria dell'Inter, forse è giusto. Ti dico 1-1, stando un po' stretto per il Pescara, diciamo che se potessimo parlare a livello pugilistico ai punti, sul pareggio avrebbe vinto sicuramente il Pescara. Però ti ripeto, una gran bella partita, una bella partita giocata a viso aperto da 2 squadre che guardavo, poi parlerà sicuramente il direttore, una squadra che ha speso un centesimo rispetto a quello che ha speso l'Inter, e vai a giocare alla pari, che poi tu puoi dire sì, hai avuto 1-5 occasioni, 1-6 occasioni, 1-12 calci d'angolo, però alla fine tu vai a giocare alla pari con l'Inter, che è una squadra a livello mondiale, voglio dire. E questo è merito, secondo me, di tutti loro che hanno fatto e stanno facendo un lavoro pazzesco, nel senso che se tu vai a vedere, io sono abituato a guardare i nomi dei giocatori prima della partita per vedere proprio le forze in campo e il valore. E tu dici, come può una squadra come il Pescara, con dei giocatori che sono dei ragazzi, ma hanno veramente una vitalità, un gioco, e si è visto in campo che il Pescara è molto più squadra dell'Inter. L'Inter ha più individualità, ha più la giocata, ha più il colpo. Il Pescara è squadra, chiunque è entrato in questo meccanismo gioca a memoria. E ti voglio dire,
facendo un paragone con tutti, lasciami dire, come il Barcellona. Tu quando uno entra nel Barcellona sa come giocare, e così è il gioco del Pescara. Chiunque entra sa come muoversi, sa come giocare. E termino concludendo dicendo che il ragazzo che è arrivato, Bebek, che ha fatto penso 2 o 3 allenamenti, è entrato, sembrava un giocatore che era da più tempo con noi. E allora, a distanza di 24 ore, qual è lo stato d'animo del direttore Luca Leone? Ma stato d'animo e di amarezza, no? Più che altro per lo sforzo dei ragazzi, perché quando giochi 3 partite, perché io poi le sommo tutte e 3, no? Quindi faccio un piccolo bilancio, no? In queste 3 partite questa squadra ha dato la sensazione a tutti che le poteva vincere tutte e 3, no? Quindi questa è una cosa molto positiva. Cioè non è che ha incontrato il Napoli, ha incontrato il Sassuolo e l'Inter dicendo speriamo, ci accontentiamo. Questa squadra è andata in campo tutte e 3 le partite dando la sensazione a tutti che le poteva vincere. Io, anzi, ieri mi sarei arrabbiato anche per l'1-1, no? Quindi figuriamoci qual è lo stato d'animo. In gergo, diciamo, nel dialetto pescarese, sono andato proprio in cascetta a fine della partita. Questo un po' è stato, penso, lo stato d'animo di tutti noi, però ci sono tanti aspetti positivi che questa squadra, dal primo giorno di tiro fino a ieri, ci sta dimostrando e che ci rende tutti molto fiduciosi e entusiasti per quello che, come diceva Paolo, che ci rende fiduciosi per il proseguo del campionato. È la strada che abbiamo tracciato e che vogliamo percorrere, che è questa, che è quella del bel gioco. Vogliamo arrivare al risultato con questo tipo di gioco, con queste idee, perché questa secondo noi è la strada. Ecco, è d'accordo con Oddo quando sostiene che inizialmente l'Inter ha creato più problematiche rispetto al Napoli, giusto per citare le due forze maggiori di queste 3 partite? Ma io ci metto anche che inizialmente forse siamo partiti anche noi un po' più timorosi in confronto al Napoli, perché siamo partiti un po', abbiamo sbagliato qualche passaggio inizialmente, quindi loro hanno subito preso, diciamo, il pallino del gioco nei primi minuti e noi siamo stati un però po'... Però è bastato poco per rientrare, ecco, in partita, come, no? Come ci sono riuscite un po' di giocate a centrocampo che abbiamo dato un po' di qualità, siamo arrivati in porta contro l'Inter e secondo me le occasioni migliori, più clamorose il primo tempo, le abbiamo avute noi col palo di Verre e anche con l'azione di Cristante, che ci è andato un certo po' scordinato, perché se ci arriva come ci è arrivato Bebek. Ecco, questo gol di Bebek, che è entrato, come diceva prima Riccardo, anche con personalità, perché c'è stata l'azione successiva quando ha saltato l'uomo, è impegnato Andanovic. È vero quello che dice Klinko, questa è una squadra che vive su meccanismi, no? di intesa, ed un francese che gioca nel PSG, arriva a quell'Adriatico in pochi giorni, riesce a inserirsi, non è roba di poco conto, no? Ne parlavamo stamattina proprio al campo, no? Delle difficoltà che hanno gli stranieri a inserirsi. Io ricordavo che Platini il primo anno fece una fatica enorme, no? E quindi sono ragazzi che poi devono imparare ancora la lingua, devono iniziare hanno abitudini diverse anche nella gestione degli allenamenti, no? Quindi nei ritmi, ma anche cioè, questo sembra un gol facile, assolutamente. Non è facile, no? non è facile, perché la stessa azione che è capitata a Cristante, magari lui, cioè, non l'ha fatta. Lui è stato bravo a coordinarsi, perché lui è bravo con tutti e due i piedi, sia col destro che col sinistro, quindi è un calciatore molto interessante. Ovviamente ci sono tanti se, perché se Verre mette dentro la palla del 2-0 probabilmente staremmo facendo discorsi diversi. Rivediamo anche l'azione, perché abbiamo estrapolato un po' le azioni decisive, il gol del pareggio, e lì ha ragione Oddo, forse c'è stata poca pressione su chi ha lanciato la palla a Icardi. In questo senso parliamo di Aquilani. Ecco,
Aquilani forse è stato criticato eccessivamente perché è entrato in un momento delicato della partita. È vero che non sarà al top della condizione, però chiedo a voi, ecco, come vi è apparso questo giocatore, che resta sicuramente uno dei colpi del vostro mercato. È normale che sono le aspettative su Aquilani che logicamente pesano sulle valutazioni, no? Quindi siccome Aquilani ha un peso specifico importante come curriculum, come qualità, come storia del giocatore, è normale che da lui ti aspetti sempre il massimo, no? Quindi nei giocatori di qualità ti aspetti che non sbagliano mai, ti aspetti magari che non so, sbagli il primo passaggio e senti questo fa parte un po' dell'aspettativa sul giocatore, ma io sono sicuro che lui presto prenderà. Quindi è mancata la pressione da parte proprio di Aquilani in occasione del primo gol, oppure è stato bravo solo Icardi a metterla dentro, anche perché poi ci hanno lavorato una settimana, no? Su questi traversoni per la testa di Icardi, però se c'è un fenomeno in attacco, no? Icardi è stato bravissimo. Il 19 Giovanni Mario nel la rivediamo ancora questa azione. Sì, ha goduto di 30esimo Empoli in vantaggio sul Crotone, rete di Bellucci, colpo di testa su azione d'angolo, Empoli 1 Crotone 0, a te. Per poter crossare al centro. Però quanti cross si vedono nel corso di una, ma non dico di una partita, ma di una stagione, e poi in area. Lì secondo me è stato bravo, molto bravo Icardi e molto fortunato. La rivediamo ancora questa azione sfortunato del di Bjornberg. Icardi? Ecco, vediamo che Aquilani, no, dovremmo partire un po' prima sulle persone, forse c'è poca pressione, no? Gli dai 5-6 metri è un po' troppo. Invece il gol del 2-1, lì c'è c'è molta dose di fortuna, no? Per Icardi, e si è parlato anche del fallo di mani dell'attaccante argentino. Ecco, qual è la vostra idea? Assessore Diodati, l'avrà rivista questa azione? C'è il fallo di mani? Si è aiutato? No? Secondo me c'è il fallo di mano, certo non so la posizione dell'arbitro, se poteva essere in grado di vederlo bene, però insomma è stata una serie di circostanze sfortunate, nel senso che il rimpallo fra i giocatori del Pescara, che la palla che è andata ai Icardi, e poi Icardi è uno che non perdona, nel senso che poche occasioni ha avuto, anche prima il colpo di testa là ha fatto un avvitamento notevole, quindi insomma è uno che non perdona e purtroppo non doveva capitare quella palla lì in quel momento. Direttore, si può punire un fallo di mani così? Secondo me sì, secondo me ci poteva stare il fallo di mano, perché poi l'ha accompagnata la palla, se l'ha accompagnata, se l'ha aggiustata bene, diciamo. Beh, e poi c'è questo, è arrivato su un passaggio sbagliato loro, una spizzata di testa nostra. L'uomo con la maglia gialla che sta a fondo campo ha tutta la visuale nitida, guarda lì, sta a 5 metri. Paolo e Riccardo, che ne pensate? Però una serie di situazioni sfavorevoli, c'è stata la svirgolata mi sembra di Aquilani che ha mandato la palla indietro, poi l'intervento di Gomber probabilmente poteva essere più deciso di testa, forse lui ha cercato anche un po' di stopparla, io adesso non ho capito, forse già se l'avesse ribattuta in avanti e non se la fosse fatta scivolare, quello è stato allora, insomma, ha generato la prima di Aquilani, in quella situazione che però è sfortunato perché no vabbè, per carità, era solo per dire come era andata l'azione, forse con un intervento più decisivo di Gomber a respingere il pallone, a non accertare Riccardo, magari tu come l'hai vista? Eh? A velocità normale non ti accorgi di nulla, al replay è un evidente fallo di mano perché la porta proprio in avanti, quindi se l'accompagno. Ma non l'arbitro, probabilmente ingannato dalla gamba alta, sai, sono frazioni di secondo, gamba e braccio, lui l'ha toccata con la mano, se l'è messa davanti e ha tirato. Ma a velocità normale vederlo anche per l'arbitro è molto difficile. Andiamo a sentire Massimo Oddo che riassume così questa gara contro l'Inter e poi analizzeremo anche gli argomenti trattati da lui. Massimo Oddo. Ha vinto, se ha vinto è meritata. L'Inter ha fatto una buona prestazione, ha creato tanto quanto noi,
In alcune circostanze è stato molto bravo Bizzarri. Rammarico forse sul fatto che in occasione dei due gol fatti e subiti ci sono stati degli errori. Però l'Inter è venuto da qui, ha giocato, ha creato come lo abbiamo fatto noi, ci mancherebbe, insomma, sono l'Inter. E loro sono l'Inter, noi siamo il Pescara, credo che abbiamo fatto una grande partita. Non so se abbiamo meritato di perdere, credo di no, dovrei rivedere la partita, insomma abbiamo creato abbastanza, poi purtroppo il calcio è fatto anche di episodi. Se Verre avesse fatto il 2-0 probabilmente sarebbe finita diversamente, però insomma la ragione va sempre a chi vince, quindi complimenti all'Inter. Ma noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso, abbiamo costruito qualcosa di importante, abbiamo conquistato una promozione sul campo e quest'anno siamo partiti con l'intento di continuare su questa strada. È ovvio che le problematiche, le difficoltà sono diverse perché andiamo a incontrare squadre più forti, però abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare con chiunque. Abbiamo dimostrato sul campo che nel momento in cui dobbiamo soffrire sappiamo anche soffrire, perché oggi, se devo essere onesto, all'inizio avevamo preparato una partita molto più aggressiva, ma l'Inter non ce l'ha impedito perché ha iniziato su un buon palleggio e ci siamo abbassati un pochino, ma in quel momento abbiamo capito che non ce la facevamo andare in avanti, ci siamo difesi con grande ordine e siamo ripartiti con grande veemenza e cattiveria, creando diverse palle gol. Poi c'è stata una fase in cui ci abbiamo rialzato il baricentro, abbiamo messo in grande difficoltà l'Inter, ma questo fa parte dell'andamento di una gara contro una grande squadra. È impensabile fare 90 minuti all'attacco e quindi io sono contentissimo, sono soddisfatto e sono convinto che poi tramite le prestazioni puoi raggiungere grandi risultati. Se una squadra come la nostra non fa buone prestazioni, difficilmente arriva al risultato. Ma Beck ha fatto gol. Se vi riferite a Quilani e Pepe, sono entrati in un momento molto complicato della partita e probabilmente hanno avuto qualche piccola difficoltà, però insomma adesso non è che si può andare a scaricare le colpe su due giocatori che sono entrati. Assolutamente no, non mi sento di fare questo e non dovete farlo neanche voi. Oggi ha perso il Pescara, non ha perso nessun singolo. Se abbiamo perso è perché abbiamo commesso qualche errore, soprattutto in occasione dei due gol. Lavoreremo per migliorare e per cercare di evitare queste cose. Cosa va? Quando incontri il Napoli, il Sassuolo e l'Inter e crei 30 palle gol in tre partite, penso che molte cose vanno. Poi siamo il Pescara, le altre squadre hanno Icardi, hanno Milik, hanno De Frel, Berardi, hanno giocatori che capaci di fare differenza come lo ha fatto questa sera Icardi, quindi io credo che non ci sia nulla che non vada, o meglio, è ovvio che c'è sempre da migliorare, bisogna cercare di non commettere alcune leggerezze che abbiamo commesso, ma gli errori che abbiamo potuto fare noi li hanno fatti anche il Sassuolo, il Napoli e l'Inter con la differenza che magari noi non abbiamo saputo concretizzare. Allora, direttore Leone, questa è l'analisi della serata da parte del vostro tecnico Oddo. Ecco, queste sconfitte rischiano di far perdere un po' la realtà. Ricordiamo che siamo in Serie A, che siamo il Pescara, poi se non si riesce a battere l'Inter ci può stare, però da qui a scatenare delle critiche feroci verso elementi come Aquilani, Pepe o Gomber sono un po' eccessive. Secondo me sì. io poi magari non sono attento alle critiche feroci, quindi noi pensiamo a quello che noi stamattina siamo andati al campo e siamo rimessi a lavorare per cercare di capire, ma soprattutto di migliorare quello che non è andato, ben sapendo che giocavamo contro l'Inter ieri. Anzi, già noi siamo ipercritici, no? Tra di noi, perché vogliamo sempre
il massimo e vogliamo il meglio e vogliamo sempre vincere. E, ecco, però se Oddo dice attenzione a criticare Aquilani e Pepe per quel poco che hanno fatto in campo, vuol dire che teme delle ripercussioni anche a livello psicologico, anche se sono giocatori molto esperti. Ma prima mi dicevate voi, no, che Giomber gli hanno dato 4,5, per me ha fatto una partita molto positiva, ecco, poi è normale che lui si è trovato in tutte e due le situazioni di Icardi, ma Icardi non fa gol solo per Pescara, Icardi fa gol anche contro la Juve, quindi non è che poi devi processare un difensore della Juve, quindi secondo me Giomber, Icardi ha avuto due palle nell'arco di 90 minuti che purtroppo la finalizza. Intanto c'è un ragazzo di Pescara, Patrizio di Via Bozzi, che saluta il direttore. Ciao Luca, da ragazzo nei campi di Villa De Risi, se eri il numero uno sapevo che sfondavi, ti voglio bene, il tuo amico Patrizio di Via Bozzi, vabbè, amici pescaresi. Chiedo anche agli altri su questa riflessione che ha fatto Oddo, che ha analizzato sempre con la solita lucidità la partita. Vi trovate d'accordo? C'è qualcosa da aggiungere, Francesco? C'è da... Anche perché tra poco sentiremo De Boer che dice l'Inter ha meritato la vittoria, il tecnico dell'Inter. Al 101% dice. Potremmo aggiungere che se, come sottolineava Oddo, Aquilani e Pepe sono entrati in un momento delicatissimo della partita, è ovvio che va, qualunque giocatore in quel momento entrando va incontro o può andare incontro a qualche errore di troppo, a qualche critica. Se poi si vuole discutere per forza Aquilani e Pepe, ognuno può fare quello che vuole. Ci mancherebbe, insomma, ripeto, secondo me resta la prestazione. Leggevo il messaggio di un telespettatore, di un tifoso, che giustamente, visto per televisione, ha ragione Klingo sulla velocità naturale, forse è difficile anche per l'arbitro, per però l'arbitro, se c'è rigore però beh, quando poi lo rivedi, ripeto, sono state due giocate, io mi fermo a vedere le cose migliori e ripeto che se il migliore in campo dell'Inter è stato il portiere Handanovic, che è un campione, un motivo ci sarà, perché poi adesso perché è andata così e tutti quanti salgono come sempre sul carro del vincitore, mi riferisco al circuito nazionale, normale. Bravo De Berro, non l'ha fatto mai nessuno, tre sostituzioni di colpa e compagnia bella. Io credo che se l'Inter perdeva, a De Berro glielo aprivano tre volte, non uno, tre volte. Dico la porta, sì, dello, sì, spogliatoio è la prima, no? Certo. Perché adesso perché è andato tutto bene, perché tu fai tre cambi di colpo, è vero, avrà dato coraggio alla abbiamo squadra, avrà anche dato tutto, i quotidiani però... nazionali, forse solo il Corriere dello Sport ha messo in risalto il buon lavoro del tecnico, perché la Gazzetta, nonostante il risultato favorevole, ha criticato aspramente il tecnico olandese. Assessore Diodati, comunque Oddo continua a sottolineare, con questo tipo di atteggiamento, con queste prestazioni, il nostro futuro è roseo. Assolutamente sì, io credo, cioè, dobbiamo pur considerare che abbiamo giocato nelle prime tre giornate con tre delle squadre più forti della Serie A. I nostri avversari sulla carta, insomma, non sono questi, sono le altre squadre. Noi abbiamo ben figurato con tutte e tre queste squadre. D'altronde, voglio dire, avere fuori classe vuol dire... La Serie A vuol dire questo, nel senso che bisogna cercare di dare meno opportunità possibili. Una volta che ci sono queste opportunità, avere fuori classe in squadra vuol dire subire situazioni di questo genere qui. Ovviamente il direttore è a disposizione vostra anche per alcune curiosità, perché è stata allestita una squadra che ci sembra funzionale. Fino a qualche settimana fa tutti sentivamo le voci, ci vuole il difensore, ci vuole l'attaccante, invece Baybek alla prima presenza è andato in gol, quindi forse l'attaccante ce l'avevamo, ma l'abbiamo scoperto noi soltanto ieri, no Paolo? Aveva così ragione, come per Manai. Cioè. Anche qui aveva ragione Oddo, che come al solito è stato molto signorile, no, nell'analisi che ha fatto nell'intervista a fine partita, peraltro riscontrata pienamente dai fatti. Lui diceva che tutto sommato, quando non è arrivata nessun'altra punta, dice: ma io sono già soddisfatto
delle punte che ho. Evidentemente aveva ragione, aveva già capito la funzionalità di questo giocatore e di Manai, che ce l'aveva già da prima. Perché Paolo, scusami, noi parliamo degli errori della nostra difesa, ovviamente, ma cosa deve dire allora De Ber al suo difensore che ha lasciato calciare Beck, ma no? Se lui ha giocato direttore Leone prima. Cioè, se sette occasioni da gol vuol dire che ci sono un po' di errore da parte di chi subisce gol, e ci deve stare, a meno che non è la giocata alla Maradona, alla Platini o alla Messi, ma questo tifoso ce l'ha col Corriere dello Sport. Oddo voto 6, De Ber voto 7, infatti è vergognoso. È stato bravo, perché lì mi sta la faccia degli inviati, mi sembra che lì sapesse quando costano questi inviati. Al posto di Beck, cioè in quelle situazioni magari uno colpisce la palla e rischia di mandarla, lui l'ha mandata rasoterra come con un colpo di biliardo, è stato al volo rasoterra. Bravo, nessuno ha messo in risalto la sostituzione di Otto. Beck, prima palla, gol. Quindi l'allenatore ha avuto l'intuito al momento buono, sono anche coincidenze. Se tu parli dietro le quinte con gli allenatori, gli addetti, Riccardo, sbuffi perché non sei d'accordo con Francesco. No, sono d'accordo. Mi fa sorridere, innanzitutto questo allenatore parla di De Bore, deve iniziare a parlare italiano, perché probabilmente ha visto un'altra partita. Perché io ritengo che non so con che coraggio possa dire che l'Inter meritava la vittoria. Scusami se ti interrompo, lo sentiamo un attimo perché dura pochissimo e poi riparto da te. Andiamo a sentire proprio il tecnico dell'Inter con la traduzione. Because sloppy with to give some balls away, that they have like three counter attacks. Le loro occasioni sono venute dai nostri tre errori, abbiamo fatto un po' di errori di disattenzione, abbiamo concesso tre contropiedi, però è anche vero che le occasioni che abbiamo creato noi ce le siamo create noi, non ci sono state concesse da loro. Poi abbiamo concesso questo gol dell'1-0 anche in quel caso per un nostro errore. Io credo che se riusciamo a migliorare questo tipo di errori, questo tipo di disattenzioni, possiamo migliorare molto. Credo anche però che il risultato sia meritato. Credo che i 20 minuti dopo la pausa, i primi 20 minuti del secondo tempo, abbiamo giocato bene, abbiamo creato molte occasioni. Poi è vero che abbiamo concesso questo 1-0, abbiamo perso un po' la testa lì, non stavamo giocando bene. In quel momento ho deciso di effettuare i tre cambi per cambiare qualcosa. In quel momento abbiamo giocato più offensivi, il Pescara ha rinculato un po', dunque abbiamo giocato con più profondità, abbiamo meritato però, credo, di vincere, abbiamo meritato questi due gol. They were trying to defend. We were playing not much more offensive, but also because they had dropped back, and we were lucky, but we deserved to score those two goals. Sì, poi la conferenza stampa andava avanti, quindi abbiamo interrotto perché era molto lunga. Intanto Andrea Costantini, c'è pareggio. Sì. Pareggio del Crotone proprio nell'ultima azione del primo tempo. Sampirisi di testa ha risolto una bella azione avvolgente della squadra di Nicola. Dunque 1-1 e si va così all'intervallo. Riccardo, allora, risultato meritato, ha detto De Bello. Secondo me non ha detto queste cose, è il traduttore che ha capito male, ha tradotto, ma non può aver detto queste cose. Ha anche sottolineato che ha subito solo tre contropiedi, quindi... Innanzitutto vorrei dire che Caprari ha fatto un gesto tecnico pazzesco e quindi non è stato assolutamente una svista dell'Inter, ma un gran colpo di Caprari quando è andato via, che ha messo la palla in mezzo sulla traversa di Verre. Quindi non può dire un allenatore che è stata colpa della sua difesa quando un giocatore ti uccella in questo modo... è pieno di allenatori a tutti i livelli che vedono un'altra partita, e se poi ci fai caso la maggior parte sicure che se a Milano sentono questa trasmissione stanno dicendo cosa dicono lì a Pescara, no? Il calcio è questo. Sì ovviamente lo so che il calcio però scusa, perdonami, tu non puoi dire, tu non puoi sminuire il gesto atletico di un nostro giocatore, di Caprari, che ha fatto una cosa straordinaria, è andato 2 metri comunque a un centrale, e ricordo un centrale sempre dell'Inter, e non puoi dire che hai fatto tu un errore, no, è stato il nostro giocatore molto bravo, quindi lui deve dire, Pescara è una squadra molto brava, ci ha messo in forte difficoltà, no, noi abbiamo concesso
tre errori, perché sì, capisci, la visione due, è diversa, la visione è la stessa, ma è un'ottica diversa. I due gol dell'Inter per bravura dell'Inter, esatto. Il gol del Pescara e le altre occasioni per errori dell'Inter. Questo non è... E quanti veterinari... Non è per chi poi ha visto la partita. Quanti veterinari ci vorrebbero? Quali progressi sostanziali ha invece notato il direttore da parte del Pescara rispetto alle prime due partite, perché la squadra ha convinto ancora di più, nonostante abbia giocato bene anche contro il Napoli e a Reggio Emilia? Secondo me abbiamo avuto più cattiveria di Sassuolo, anche nelle conclusioni, no? Che sia Verre nel primo tempo nella traversa, è stato diciamo sfortunato perché l'ha impattata bene la palla, no? Il contropiede è stato perfetto. Magari se la prende un po' meglio, sporca. È stato sia sul tiro sul contropiede del secondo tempo che poteva chiudere secondo me la gara, ha tirato anche bene, anche forte, è stato anche un gesto distinto di Handanovic, quindi uno dei migliori portieri della nostra Serie A, quindi per me ci sono stati dei passi in avanti. E poi ecco, io tutto quello che ha detto De Bruyne non sono d'accordo. Ripeto, io mi sarei arrabbiato anche sull'1-1. Quindi... Valerio però chiede, ma non si può prendere un difensore? Ma secondo noi stiamo bene così. Ci sono anche altri ragazzi, c'è Fornasier che ha recuperato, quindi un altro giocatore di nostra proprietà, c'è Zuparic, c'è Coda. Secondo me c'è Biraghi che può fare anche il difensore centrale, noi nelle nostre, diciamo in quello. Complimenti che... a Stefano, scusa, ti interrompo. Complimenti a Stefano, legge messaggi. Bevi di meno, che a volte l'acqua minerale, le bollicine, l'acqua minerale frizzante, le bollicine possono, mica solo quelle alcoliche, salgano alla testa e uno ce le stronzate. Ha ragione Stefano. Quindi state bene così, insomma, in difesa? Ma io penso di sì, anche in queste partite, secondo me, anche perché Campagnaro sta in lunga vita, Campagnaro. No, ma penso che ci sono tante soluzioni e bisogna dare anche fiducia ai ragazzi che ci sono con noi, che meritano anche di facciamo di un giochino, mi indicate i tre migliori in campo in casa Pescara, iniziamo da te Riccardo, chi ti ha impressionato? Verre. I tre migliori in campo chi sono stati secondo te? Verre, Bizzarri e Caprari. Verre, Bizzarri e Caprari. Paolo Toro? Bizzarri, Brugman e Verre. Assessore? Bizzarri, Brugman e Caprari. E invece Francesco? Bizzarri lì è stato determinante. Sì. Ferre ha giocato una grande partita. E poi a mio modesto avviso Campagnaro dietro praticamente secondo me non ha sbagliato nulla o quasi. Prima di sentire il direttore Leone c'è subito un messaggio che voglio che si commenti, perché qui siamo live quindi non deve passare nulla di scontato, lo rileggiamo. Cioè, questo tifoso chiede al direttore se parla forse per le sue idee o quelle del presidente Sebastiani, che probabilmente collimeranno anche, no? Eccolo qui, Leone, sì, era questo messaggio, lo ricarichiamo. Leone, ma sei sincero quando parli o è Sebastiani che parla per te? Non ho ancora questo dono, sinceramente. Ma credo che ci sia piena sintonia poi nei pensieri, quindi il linguaggio forse è lo stesso. Ma secondo me sì, perché quando ci siamo incontrati e abbiamo parlato di quello che era la progettualità della Pescara Calcio, ma non per oggi ma per il futuro, ci siamo trovati in sintonia su tutto. Lui è un presidente che è presidente presente 24 ore H24, su 24, sì. Un grande lavoratore e penso che questo sia una cosa molto positiva e per il Pescara e per il futuro del Pescara, perché si interessa di tutto, vuole sapere tutto e si aggiorna su tutto, quindi è una cosa molto importante anche per chi lavora con lui e
perché ti dà tanta responsabilità e vuole che le cose si facciano bene, perché lui controlla tutto, quindi penso che per il futuro del Pescara sia una cosa molto importante. Non è che sorvoliamo sul fatto dei tre migliori in campo, anche se un direttore non può mai fare questo tipo di discorso, ma solo per esaltare le prestazioni di alcuni rispetto agli altri, perché ieri il collettivo ha girato alla grande, come sempre, non come l'Inter che vive sugli spunti dei singoli, è il collettivo Pescara che ha reso al meglio. Però se dobbiamo indicare i tre migliori, Pizzarri ha fatto una grandissima partita. Sicuramente il portiere è stato determinante in diverse occasioni, anche prima del 2-1, diciamo che ha fatto una grande parata su Palacio. E anche il primo tempo, sì, su due tiri ravvicinati. Anche mischie furibonde ci sono state. No, ma anche nella gestione della partita, nel capire, nel leggere i momenti, alcuni momenti della partita dove bisogna rallentare, dove lui è molto bravo coi piedi, riesce sempre a cercare di giocare la palla. Come forse questa è stata la parata più difficile su Palacio. Sì. Sì, anche perché era a 5 minuti alla fine. Quindi Pizzarri, poi... come ho detto prima, Campagnaro. È impressionante. A me è piaciuto molto Brugman nel secondo tempo. Sì, è cresciuto nell'arco dei 90 minuti. Sì, è stato importante. Allora, anche qui c'era un tifoso che chiedeva un giudizio sulla possibilità di un altro attaccante. DS Leone è un giocatore che ha giocato con te, come fa a non accorgersi che manca una vera punta? Poi andiamo in pubblicità. Ah, è una domanda per me? Beh, sì. Qui a giocare non ha giocato con nessuno, il DS Leone, quindi... Io ho grande fiducia in Manai, penso che sia un giocatore che... per l'età che ha, secondo me è già pronto... sicuramente sarà molto importante per il proseguo del campionato. Quindi sia da parte sua sia da parte di Oddo non sono frasi di circostanza, perché non avete acquistato altri elementi nelle ultime ore di mercato, perché credete in quello che avete. Crediamo in quello che abbiamo, e lo stesso Baebek è un giocatore che dà diverse soluzioni. Caprari ha dimostrato nelle prime due partite, nelle tre partite diciamo, e anche nella partita di Coppa Italia, che quel ruolo lo può fare da diciamo, senza dare punti di riferimento. È un'idea del nostro allenatore di giocare in una certa maniera, cioè non dando punti di riferimento e scambiandosi i ruoli. È un modo anche diciamo nostro, tattico, di interpretare le gare, quindi poi è normale che il centravanti poi in Serie A non è sempre semplice riuscire a trovare il centravanti con i costi che ci sono. Riccardo Klimko non era molto d'accordo, no, nelle precedenti puntate. Ti stai ricredendo? Mi ricredo assolutamente. Mi ricredo molto. Mi ricordo la prima partita. Io avevo detto che in questa squadra serviva una punta. Sì. E io ti dico che sia Manai che Baebek sono le future punte dell'Inter e del Paris Saint-Germain. Quindi abbiamo questi due giovani che tra l'altro... Intanto lo sarà Caprari, poi vediamo se lo sapranno. Intanto lo saprà Caprari. Però hanno fatto anche delle giocate, anche Baebek quando è andato via a Miranda, cioè è andato via comunque al centrale difensivo della zona brasiliana, non è andato via, e gli è andato via con una... semplicità disarmante. Quindi, e ti dico che in quel frangente mi è sembrato il primo Balotelli, quando aveva voglia di giocare, che aveva preso la palla e andava via. Francesco, quindi, scuso molto velocemente, ma quali devono essere gli attaccanti che avrebbe dovuto prendere il Pescara? Perché cioè, pure a me mi piacerebbe farmi una Ferrari. Scusami, non ce l'ho i soldi per la Ferrari, devo poi andare con un'altra macchina, ossia Berghessio. Insomma, tutto sto goleador, ma comunque un buon attaccante, ma aveva dei costi
superiore a quelle che possono, che è il bilancio del Pescara. Matri, forse non aveva, quanti gol ha fatto? Solo la chiama a fine stagione. Borriello, quanti gol ha fatto? Cagli. Ripeto, con tutto il rispetto, questi tre ce ne sono altri. Massimo rispetto per questi giocatori. Ma se hanno, dei costi tanti, che non rientrano nel budget del Pescara, basta, punto a capo e andiamo avanti. Non avrebbero, secondo me, poi termino, quella freschezza atletica che hanno, la voglia che hanno questi ragazzi. Intendo dire, Borriello è un ottimo giocatore, ma un giocatore in fase discendente. Matri è un giocatore facile. Nessuno dei due, perché anche Aquilani e Pepe. Ma sono ruoli diversi, sono ruoli differenti. Tu parli di uno che col gioco che abbiamo noi, anche molto di rimessi, di velocità. Io voglio vedere se Borriello e Matri facevano quello che ha fatto ieri Baybeck. Non l'avrebbero fatto, perché secondo me non ce la fanno proprio a fare. È d'accordo l'assessore, Assolutamente. Io credo che la società ha fatto tutto quello che doveva fare nella campagna acquisti. Ricordiamoci l'anno scorso le prime partite di La Padula, quando non ingranava e tutti parlavano e dicevano ma questo è un oggetto misterioso. Che fu preso il cannoniere del campionato, Cocco, che invece non è stato... Invece io credo che, insomma, io ieri ho avuto veramente un'ottima impressione da questo giovanissimo attaccante del Pescara, veramente insomma mi è sembrato veramente un ottimo giocatore. Io credo che, voglio dire, questi due attaccanti ci daranno grandi soddisfazioni. Paolo, l'Inter credo che sarà rimasta contenta ieri di vedere Verre e Caprari giocare in quella maniera. Verre perché? Già nel mirino dell'Inter, Verre? C'è stato un interessamento. Però se ne riparlerà. Sì. Quindi non potete dare una risposta. Porca miseria. Paolo, dovesse piovere. Dopo queste prime tre partite mi sono fatto l'idea che effettivamente Pescara... anche in questo reparto, tutto sommato, ha anche molto equilibrio. Cioè il sistema Pescara, per il gioco che ha impostato Oddo, con queste soluzioni, di alla fine sono due punte centrali, tutto sommato, e poi Caprari, eccetera. Quindi riescono a dare alla squadra e al gioco quelle diverse soluzioni che sono quelle, diciamo, volute, auspicate dal tecnico, per cui, ripeto, dopo queste prime tre partite si è, diciamo, rafforzato il convincimento che tutto sommato, certo, se si poteva pigliare un centravanti, ma parliamo ovviamente di eventualità di acquisto di centravanti alla portata del Pescara e quindi sempre con un rapporto costo-benefici, voglio dire, alla portata del budget Pescara. Ma è stato per solo cui... un problema, no, lo chiedo a lei, è stato solo un problema economico oppure avete verificato le motivazioni, insomma la testa di questi giocatori per i quali si deve fare un sacrificio? Abbiamo pensato a tutto. Prima, diciamo, la priorità era magari prendere un giovane in proiezione futura, no? Non so, il Pektovic della situazione o Yemel. Cioè noi cercavamo un profilo che avesse fame, un profilo che volesse venire a Pescara con voglia, sposando un progetto e un'idea di quello che bisognava fare, quindi c'era un po' di tutto, ecco, c'erano tante idee. Quindi che però non... trovato meglio stare così, insomma. No, ma a parte che si può sempre intervenire a gennaio, semmai fosse... ce ne fosse bisogno o se noi tutti riterremmo che c'è bisogno veramente di una punta. Prima di andare in pubblicità, perché non si è concluso con Stendardo, l'abbiamo detto anche nelle precedenti puntate, non era il profilo che voleva il tecnico, mi sembra di capire. Sinceramente non l'abbiamo mai trattato, era solo una questione giornalistica. Noi non abbiamo... E comunque non interessava. No, non era il profilo che... Va bene, andiamo in pubblicità, poi torneremo in studio, dobbiamo parlare anche di altri argomenti riguardanti lo stadio, gli abbonamenti, tante cose. A tra poco. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau.
è un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Ore 21:53 minuti per chiudere il discorso su Pescara-Inter, perché alle porte c'è anche una partita molto attesa come quella tra Lazio e Pescara. Abbiamo citato prima la grande partita del portiere Bizzarri, tutti d'accordo che è stato tra i migliori in campo. Una curiosità, come siete arrivati? Perché la scelta su Bizzarri? Bizzarri è stata un'opportunità, diciamo, molto favorevole, visto che lui non ha rinnovato il contratto con il Chievo, perché con l'arrivo di Sorrentino il ragazzo non l'ha presa tanto bene. Noi abbiamo approfittato di questa situazione ed è stata una delle prime operazioni che abbiamo chiuso. E poi in Serie A forse è meglio avere un portiere esperto, non assessore Diodati. Noi abbiamo avuto Perin a Pescara nella precedente Serie A, portiere sicuramente di prospettiva, ma un portiere di esperienza, se siete d'accordo, lo chiedo, forse è meglio averlo. A me Fiorillo non mi dispiace come portiere. E infatti, poi ha fatto un'ottima Serie B, io credo che in prospettiva si possa essere il futuro del Pescara. Certo, ieri questo portiere, insomma, ci ha fatto vedere veramente cose mirabolanti, perché in tante occasioni ci ha salvato la porta. Insomma, devo dire che avere giocatori di esperienza in alcuni ruoli è importante. Io ritengo che la freschezza sia sempre la cosa migliore di un giocatore. Siete d'accordo con questa valutazione? Sì, giovani però affiancati da elementi di esperienza, soprattutto poi il portiere. Io per il portiere sono per l'esperienza e per il saper governare la difesa. Cioè deve essere... In Serie A soprattutto deve essere un atleta, un personaggio completo, e mi sembra che Bizzarri ovviamente abbia queste caratteristiche. Quando c'è stato Perin, portiere di grande prospettiva, però con quella squadra che non si capiva niente, è rimasto in pochi, potevano far poco, tritato, lì non è tanto... Bizzarri e Handanovic hanno dimostrato di essere... L'Inter è stata salvata da Handanovic. Beh, Handanovic con Buffon sono i portieri più forti del mondo. Bizzarri è un grande portiere, però devo dirti che Fiorillo l'anno scorso ha fatto una grande stagione e ti dico che sono contento che sia rimasto, perché in prospettiva sarà il portiere del futuro, sarà il portiere del futuro. Penso di sì.
proprietà del Pescara. Perché ha fatto... Beh, ricordiamo che c'è stato anche l'investimento su Fiorillo, perché molti non lo sanno, forse non lo sono dimenticati. Voi a portiere state messi bene, anzi, avete dovuto... Anche i giovani che sono in giro, 97, 98, Calore, ce ne sono diversi. Castrati, sì. Antonino. Andiamo a sentire proprio Bizzarri a fine partita, mentre questo tifoso ci dice fate un favore, clonate Brugman, giocatore che non era partito molto bene all'inizio della stagione, però in poche settimane ha dimostrato il suo valore. È stato sfortunato quando si è fatto male quell'anno, sì, che a fine campionato, che era stato il miglior centrocampista della Serie B. Un ragazzo, ripeto, molto umile, veramente bravo. Bizzarri. Magari dopo succede che perdi una partita del genere, capita con queste grandi squadre, con questi grandi campioni, però sicuramente oggi abbiamo imparato tanto, sono cose che non devono succedere più, prendiamo atto, andiamo a casa veramente molto 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 male, però ci dobbiamo alzare, perché lo più importante di tutto questo è che il Pescara gioca bene a calcio, che ha un'identità e che giocando così sicuramente le vittorie arriveranno. Io non ho visto sinceramente che è successo, io ho visto che la palla l'ha rimasto lì praticamente sui piedi, su un cross che bueno, non so se mi sa che avevano saltato due giocatori nostri, bueno, la palla è rimasta lì, è stato anche un po' di sfortuna, no? Sicuramente abbiamo commesso qualche errore, però purtroppo in Serie A con questi giocatori così dovevamo magari chiudere prima la partita, questo è il discorso, abbiamo avuto la nostra occasione, purtroppo non è andata bene. Sempre antipatico parlare dei singoli, fosse però arrivato il gol del 2-0 con Verre probabilmente le cose sarebbero andate in maniera diversa. Sì, come l'ho detto prima, le cose che qua non bisogna dire sì, Berre o l'altro o io, dovevamo magari chiuderla prima, no? O almeno quando non si può vincere non perdere, e questo è il discorso, perché tutti i punti sono importanti, punticino qua, punticino là, diciamo che l'obiettivo si può raggiungere, come ti dico prima, bisogna imparare, bisogna prendere atto e fare di questo, di quello che è successo oggi, la nostra forza è che non succeda più. Queste sono cose, situazioni, diciamo che i giocatori di calcio non siamo sicuramente dei robot, diciamo che uno vuole mettere la palla lì, il portiere ha fatto due o tre parate molto molto importanti e hanno deciso un po' il match, no? E tutto qua. Mi spiace perdere in questo modo, però con queste prestazioni Pescara potrà fare il risultato già dalle prossime gare, perché no ad iniziare da sabato prossimo all'Olimpico con la Lazio? Il sabato ci abbiamo una grande partita in un bel stadio, come ti dico, oggi c'è un rammarico in bocca e andiamo a casa tutti male, però come ti dico, noi abbiamo un obiettivo chiaro davanti e il sabato c'è un'altra opportunità, vediamo che possiamo fare. Andrea, ci sono novità da Empoli Crotone? Certo, ci sono. In questo momento l'Empoli è tornato in vantaggio sempre sugli sviluppi di una palla inattiva a colpo di testa di Costa, Andrea Costa, per il nuovo vantaggio dell'Empoli, però il Crotone 5 minuti fa aveva sfiorato il raddoppio e quindi il ribaltamento del risultato con un palo scheggiato da Palladino. Resta però una partita molto viva, molto accesa, l'Empoli è di nuovo in vantaggio 2-1. Poi Enrico, alcune curiosità, poi se vuoi possiamo scandagliare un po' i social, però sarebbe interessante anche sapere cosa ha detto a mo' di sfogo Massimo Oddo ieri dopo il gol incassato al 92esimo. C'è questa immagine che ieri è stata vista dopo la rete di Icardi, era un po' su tutte le furie, è un classico sfogo, no? L'amarezza dopo il gol subito, il gol che condanna il Pescara alla sconfitta nei minuti di recupero, e lui si rivolge così con grande veemenza. Siete riusciti a capire in studio cosa ha detto? Difficile, eh? Forse Leone lo sa ma non lo può dire, comunque la rabbia era tanta. Era furibondo, ma c'è sicuro. No, vorrei chiedere a Leone cosa significa quando Bizzarri dice dobbiamo imparare quello che è successo oggi. Ma dobbiamo imparare a
gestire momenti dove le letture, no? Le letture della partita, dove magari non riesci a chiuderla e magari prendi il gol dell'1-1 e devi portare a casa il punto. E penso che si riferiva a questo, la lezione è che negli ultimi minuti l'attenzione deve aumentare, perché poi con la stanchezza bisogna essere... Quindi non si riferisce a discorsi tattici diversi? Ma non lo so, però io penso che si riferiva a questo, a questione di letture, cioè è una partita che alla fine devi portare a casa e la devi far finire lì. Sentiamo Simone Pepe e chiudiamo il discorso su Pescara-Inter, giocatore che è entrato nella fase più calda della gara, era molto atteso, ha sfiorato anche il gol, andiamo a sentirlo. Quando c'è un portiere così forte dall'altra parte, io penso che oggi i portieri hanno fatto la differenza, sia Bizzarri da una parte che Handanovic dall'altra hanno fatto la differenza. Sono in porta per parare, ma quando parano così vanno applauditi. Simone, la Serie A è questa, Pescara fa un errore e mezzo in 90 minuti e prende gol, era successo con il Napoli, è successo anche a Reggio Emilia e la cosa si è ripetuta anche oggi, bisognerà lavorare per cercare di ridurre al minimo gli errori. Giochiamo molto bene, abbiamo messo sotto il Napoli per 65 minuti, abbiamo messo sotto il Sassuolo per tutto il primo tempo, dovevamo raccogliere di più, oggi con l'Inter abbiamo fatto una buona gara, ci vuole l'esperienza per fare il salto di qualità, perché poi mancano i punti e quando giochi con squadre così forti poi dopo trovi Icardi che tocca due palle e ti fa due gol. Ma è perché non, negli ultimi 20 minuti non abbiamo gestito benissimo la partita, perché abbiamo fatto 70 minuti alla grande, vincevamo 1-0, abbiamo avuto la possibilità di portarci avanti con Verre per il 2-0, è stato bravo Handanovic, però poi dopo adesso stiamo raccontando una partita che abbiamo perso 2-1, dove abbiamo fatto un'ottima gara e dove abbiamo giocato all'altezza dell'Inter. Dispiace Simone, per chiudere, dispiace perdere così perché Pescara avrebbe meritato il pareggio, dispiace anche per questi splendidi tifosi. Sì, dispiace soprattutto per quello, bellissimo lo stadio pieno, per cui è stata una bellissima atmosfera, cioè, speravamo di portare a casa un risultato positivo, anche un pareggio era contro l'Inter, era un buon risultato per noi, però non ci siamo riusciti, rimbocchiamoci le maniche, adesso cerchiamo di andare a fare partita con la Lazio. Allora, assessore Diodati, chiudiamo questo discorso, insomma l'esperienza per fare il salto di qualità e la gestione nei minuti più caldi, mi sembra di capire che sia questo il progresso che vogliamo vedere evidenziato, no? Sì, io credo che insomma se i primi 70 minuti veramente sono spettacolari, noi sono stati spettacolari. Io pensavo a che entusiasmo si potesse avere in città se la partita fosse finita 1-0, tu vedevi in classifica Juventus, Roma, Napoli e Pescara, quindi voglio dire, io credo che l'allenatore ha tutti gli strumenti per cercare di lavorare su questa fase, d'altronde col Napoli siamo andati in vantaggio 2-0 e poi abbiamo sofferto e abbiamo pareggiato, con l'Inter in vantaggio 1-0 e poi abbiamo sofferto, io credo che ci sarà da lavorare su questi momenti qui, ma sono certo che Oddo sicuramente lo farà con... Ecco, Andrea Costantini, intanto se vuoi preparare delle domande che hanno fatto tramite SMS, tra poco avremo anche un paio di telefonate perché non abbiamo molto tempo a disposizione, ma questo Tour de Force però non finisce qui perché sabato c'è la Lazio, insomma tutte le partite in Serie A sono insidiose perché molti pensano adesso con il Torino faremo un solo boccone quando ci giocheremo in casa, ecco, possono illudere sotto un certo aspetto queste tre prestazioni? No, ma noi siamo abbastanza realistici, perché noi sappiamo che abbiamo fatto tre buone gare, abbiamo raccolto solo un punto, sappiamo quello che non è andato, sappiamo quello che è andato, siccome ci sono tante cose positive. Chiedo scusa direttore, altrimenti perdiamo il filo con gli SMS, qui c'è scritto avete rifatto il contratto a me, le aveva il Milan dietro e il nuovo Verratti. Parliamo del capitano della Primavera che ha perso la prima partita in trasferta col Sassuolo. No, penso di no. Pensa di no che non è il nuovo Verratti o che non è no, che non abbiamo rifatto il contratto, però insomma, sono dei giovani della Primavera e secondo me non bisogna fare paragoni affrettati, secondo me
Allora Andrea, questo è molto lungo, lo vuoi leggere tu perché non riesco sennò a seguirlo. Caro Luca Leone, a Lanciano hai fatto delle cose stratosferiche, ma il tuo andartene via senza nemmeno degnarci di un saluto, di un semplice ciao, ha fatto rimanere malissimo un'intera città che per quasi 20 anni ti ha accolto come un, poi problema di carattere, non, però insomma il senso penso si sia meno capito. Male che l'hai detto tu perché sennò... Io ho preferito restare in silenzio perché per me è una ferita dopo 15 anni, però quando devi spiegare per chi ha fatto il calciatore, per chi vive 24 ore per il calcio, a volte per la gente normale siamo dei pazzi, no? Quindi, però questa è la mia passione, è stato il mio lavoro. E io sono molto dispiaciuto di quello che è successo perché io sono arrivato a Lanciano in eccellenza, quindi so quello che è stato fatto, so quello che ho passato e a me è dispiaciuto molto, però non mi andava di commentare. E le riflessioni tecniche c'entrano ben poco, no, assolutamente, perché è successo tutt'altro che poi ovviamente... Cioè vedere che Lanciano non c'è più dopo tutto quello che è stato fatto e sinceramente tante notti insonni, tante sofferenze, tante gioie, perché qualche ginocchio rotto, però poi spiegarle è sempre difficile, no? Quindi non so quanti lo capiscono. Invece chiedo allo studio cosa ne pensate di questo nuovo direttore Luca Leone, pescarese puro sangue, è stato giocatore, il suo sogno era sempre quello di indossare la maglia bianco-azzurra, ora è dietro una scrivania, è un giovane emergente nella categoria, era stato sempre apprezzato in questo studio per il suo passato lancianese, insomma oggi ce l'abbiamo qui a Pescara, una buona scelta insieme a quella di Pavone, Paolo, Riccardo, Francesco, anche l'assessore. Paolo. Sì, una buona scelta, un professionista prima come calciatore della carriera ragguardevole, poi era stato anche a Pescara, ce lo ricordiamo, e poi aveva fatto molto, almeno per come seguivamo noi le cose lancianesi qui da tifosi del Pescara, aveva fatto molto bene a Lanciano, era almeno l'impressione che ho avuto io. Questo tifoso dice abbiamo per la prima volta un allenatore di Pescara, un direttore sportivo di Pescara e un presidente di Pescara, proprio quindi, un fatto storico questo. È un fatto storico, questa è un'altra nota molto positiva sulla pescaresità. E l'impressione che si è avuta a Pescara sul lavoro fatto a Lanciano è stato appunto quello che al di là della proprietà, voglio dire, il principale artefice del fatto che Lanciano sia rimasto 4 anni in Serie B ogni anno impostando delle squadre anche se diverse, quindi senza magari mantenere il nucleo, cercando sempre giocatori nuovi, quanti giovani si sono avvicendati nel Lanciano e poi hanno avuto uno sbocco di carriera nelle categorie superiori, quindi è stato sicuramente un lavoro molto positivo di cui la squadra, la società, la proprietà ne hanno beneficiato, quindi questi vanno Riccardo ad arricchire un curriculum importante. Luca è una persona per bene, poi quello che ha fatto non lo devo dire io, si è visto, l'ha detto lui, è andato in una società che era praticamente inesistente. No, ma adesso parliamo dell'esperienza Pescara, non di Lanciano. Ma l'esperienza di Pescara, guarda come gioca la squadra, è merito dell'allenatore, del presidente, del direttore sportivo, è merito sicuramente loro. Lui ha contatto 24 ore su 24 con i giocatori, è lui quello che motiva, è lui quello che prende gli sfoghi, e quindi se la squadra va in questo modo sicuramente è merito di tutti. Non puoi dire... In una società è bravo uno, non è bravo l'altro. Quando la società funziona, perché sono coesi, perché vanno avanti tutte e tre, diciamo, insieme. La pescaresità dunque sta primeggiando in questo. Pescara e pescaresi, insomma, voglio dire, io credo che sia il massimo che noi possiamo avere. Credo che il presidente Sebastiani, insomma, abbia scelto bene. Io personalmente, insomma, non conosco. La sua attività, però insomma credo da quello che vedo, dai giocatori che sono stati acquistati,
insomma, dal bel mercato che ha fatto il Pescara. Io ne parlavo col presidente Sebastiani qualche giorno fa, insomma, credo che insomma, il direttore stia dando insomma, segnali della sua capacità. Lui è stato uno degli artefici, perché a Lanciano è stato un miracolo, insomma, certo, da tenere la squadra per quattro anni in Serie B, con tutte le problematiche che ci stavano. Quindi, insomma, mi dispiace molto per il Lanciano. Beh, dispiace da Pescarese, a tutti, dispiace a tutti, dispiace molto, perché avere una realtà abruzzese, un'altra squadra in Serie B, insomma, voglio dire, era importante anche per la nostra regione. Voi amministratori parlate bene della società perché avete avuto tanti biglietti allo stadio. Assolutamente. No, la scorsa settimana è uscita una polemica. Sì, è uscita una polemica assolutamente priva di alcun significato. Noi abbiamo, questa amministrazione ha un rapporto molto stretto con la Pescara Calcio, ma perché noi riconosciamo il valore del nome Pescara Calcio, cioè viene portato in giro in tutta Italia, quindi voglio dire, necessariamente dobbiamo avere un rapporto di grande collaborazione, non di sudditanza nei confronti della Pescara Calcio. Se poi la società ha ritenuto di omaggiare i consiglieri comunali, c'è qualcuno che non ha accettato l'abbonamento, però ha ritenuto di omaggiare in una zona dello stadio che è una zona dove i biglietti non si possono vendere, dove ci sono tutte le autorità cittadine, quindi non si parla solo di consiglieri comunali. Io non posso che ringraziare la Pescara Calcio di questa sua disponibilità, di questa sua sensibilità. Ma nulla toglie, noi abbiamo un buon rapporto, perché riteniamo che necessariamente si deve avere un buon rapporto con la squadra di calcio della propria città, che porta in alto il nome della città di Pescara, e per noi, voglio dire, amministratori, è importante far conoscere la realtà di Pescara in tutta Italia. No, soprattutto il presidente Sebastiani, nel mio discorso sostenere il fatto che vi adoperate 24 ore su 24 per qualsiasi esigenza ci sia. È ovvio la domanda più scontata che arriva in questo momento sullo stadio Adriatico, ma anche, perché ce l'hanno segnalato, su questo tabellone dell'Adriatico che ieri ha dato segni di risveglio. No, diciamo che per quanto riguarda il tabellone noi abbiamo fatto un accordo con la Pescara Calcio, non so se voi ricordate, l'anno scorso il tabellone per buona parte dell'anno non ha funzionato. Abbiamo fatto un accordo con la Pescara Calcio per cui la manutenzione del tabellone viene gestita dalla Pescara Calcio. Ci rendiamo conto che forse è un tabellone obsoleto rispetto, sì, a quelli che ci sono negli altri campi di Serie A, ma quest'anno come amministrazione comunale noi abbiamo fatto un grande investimento sullo stadio Adriatico per renderlo idoneo a norma per ospitare la Serie A, per cui insomma non abbiamo potuto fare nulla per quanto riguarda il cambio del tabellone. Invece stadio Adriatico, abbiamo parlato proprio lunedì scorso di questa visita che c'è stata da parte dei rappresentanti di B Future, ci sono delle novità a tal proposito, siete rimasti in contatto? Sì, siamo in contatto, io proprio oggi mi sono sentito con un rappresentante di B Futura. Adesso noi, insomma, la palla l'abbiamo data alla società di scopo della Lega di Serie B, che le abbiamo messe in contatto con la sovrintendenza, e adesso stanno preparando un progetto in base a quello che la sovrintendenza durante il sopralluogo ha dichiarato essere di importanza assoluta perché non venga toccato nella ristrutturazione dello stadio Adriatico. Vediamo di, insomma, si parlano fra di loro, noi da parte nostra siamo assolutamente, abbiamo dato la massima disponibilità. Nel momento in cui si riuscisse a progettare uno stadio dove anche quegli elementi che vengono ritenuti fondamentali dalla sovrintendenza possono essere mantenuti, io credo che poi si possa spedire abbastanza rapidamente. Noi siamo molto fiduciosi perché crediamo molto in questa Francesco situazione. Annuisce, però, come per dire, sì, abbiamo sentito. Saranno almeno 10 anni che discorsi. Lo so, ma qui stiamo arrivando. Stavo chiedendo in modo anche simpatico all'assessore quando termina questo mandato di questa amministrazione, quando ci saranno le nuove elezioni, se lui si ripresenta, se no poi ce ne sarà un altro ancora. Io penso che è una decina d'anni, sì, forse anche di più, che sento parlare dello stadio Adriatico, l'intervento di è un anno e mezzo che stiamo lavorando su questo. Con i tempi italiani ma noi avremmo già fatto tutto se purtroppo non ci fosse stato questo vincolo da parte della sovrintendenza. Lei è fiducioso, però sono almeno 10-15 anni molto, di più che si parla molto di dare in gestione lo stadio. Ma la gestione, il problema non è di dare in gestione, perché noi come amministrazione
amministrazione comunale, chiedo scusa se rubo qualche secondo, beh, è un argomento, ma come amministrazione comunale siamo assolutamente disponibili a sederci con chiunque, in questo caso con la Pescara Calcio, per dare l'impianto in gestione alla Pescara Calcio. Purtroppo l'impianto in gestione, così come è strutturato l'impianto, non lo vuole nessuno. La Pescara Calcio non è interessata, per cui andranno fatti dei lavori importanti sistemazione, perché insomma c'è da spendere all'incirca intorno ai 40 milioni di euro. Per spendere 40 milioni di euro c'è bisogno di trovare le condizioni per cui ci sia anche un ritorno economico per chi farà questo investimento. Noi non vogliamo vendere lo stadio, perché lo stadio, qualsiasi cosa succede, rimane sempre di proprietà dell'amministrazione. Vogliamo creare le condizioni perché la società di calcio, in questo caso di Pescara, possa creare una condizione tipo quella di Torino, mantenere lo stadio per un certo numero di anni e fare in modo che si possa sviluppare anche da quel punto di vista qualcosa di positivo in una zona della città che vive anche condizioni di difficoltà, perché la sera andare alle 7, alle 7 e mezza nella zona dello stadio oggi non è neanche una cosa tanto bella, non è neanche, voglio dire, bisogna fare un po' d'attenzione, creare un polo di attrazione 7 giorni su 7. E io credo che sia positivo. Certo, voglio dire, sono d'accordo con te quando tu mi dici la burocrazia. Io nella vita non faccio il politico di professione, mi rendo conto che la burocrazia molte volte crea delle difficoltà. Noi stiamo cercando di superarle. E questo discorso farebbe fare il salto di qualità a una società calcistica, soprattutto come la vostra, no, direttore? Beh, sicuramente lo stadio di proprietà è, vedendo pure quello che è successo alla Juve, è una svolta. Si respira un'atmosfera di casa. Dobbiamo accelerare perché abbiamo diverse, anzi tantissime prenotazioni telefoniche, vediamo di farne qualcuna perché credo che non abbiamo molto tempo. Pronto TV6, vi prego di essere brevissimi, con chi parliamo? Buonasera Enrico, sono Sergio dal Circo Operaio di San Donato. Buonasera Sergio, ben risentito. Prego. Grazie. Niente, volevo fare il solito pronostico che facciamo ogni anno all'inizio. Sì. Visto che anche se non ci capiamo granché, però gli ultimi anni abbiamo sempre indovinato, sia sul scienziato atomico Marino, sia su Baroni e sia sul Pippo Maniero, tutto quello secondo i nostri desideri. Allora quest'anno sarà salvezza sicura, tranquillo, senza problemi. Solo volevo dire al direttore sportivo, visto che prima ha parlato del mercato di gennaio, se ci dovesse essere bisogno di qualcosina a gennaio, e siccome il mercato di gennaio inizia il 2 mi pare, finisce il 31, non aspettiamo l'ultimo giorno, perché dal 2 al 31 sono 5 partite, e come gli ultimi anni è successo sempre così, gli acquisti di gennaio sono arrivati sempre all'ultimo momento, e potevamo sfruttare 5 partite di più con i rimborsi, invece abbiamo sempre aspettato l'ultimo giorno. D'accordo, grazie Sergio, salutaci tutti gli amici del Circolo San Donato. Grazie, buonasera. Grazie. A tutti, grazie. Direttore Leo, non è una riflessione ottima malvagia. Riflessione. Ottima riflessione, sono pienamente d'accordo con questa. Bene, quindi, questo intervento. Perché per la metà di dicembre il quadro sarà molto più chiaro. Se ci saranno i primi giorni. Se c'è bisogno alla metà di dicembre, lo sai ormai, se c'è bisogno di un attaccante, di un esterno, di qualche cosa. Qualsiasi cosa si debba fare va decisa a dicembre. E il primo di gennaio bisogna fare l'operazione. Bene, certo, poi non è che dipende solo da voi, esatto, da noi, sì. Però questa è la prima regola del calciomercato, perché avendo dal primo di gennaio è normale che sfrutti tutto il mese di gennaio. Un'altra telefonata, dopo le telefonate ci sarà la pubblicità e poi gli ultimi 5 minuti. Pronto TV6? Pronto? Sì, con chi parliamo? Enrico, buonasera, sono Franco da Montesilvano. Buonasera signor Franco, prego. Ci conosciamo. Saluto tutti gli ospiti e in particolare volevo salutare il direttore Leone. Io non sono d'accordo comunque sull'intervento almeno dello spettatore, telespettatore che mi ha preceduto. Secondo me Pescara non ha bisogno di nessun rinforzo, ancora questi rinforzi e gli ultimi che sono arrivati. Lasciamo perdere i nomi, quelli che hanno giocato gli ultimi minuti ieri hanno fatto capire che i rinforzi non sono rinforzi, sono solo nomi, e in campo non ci vanno i nomi, ci va la qualità. Quindi il lavoro che ha fatto
il direttore Leone con tutta la società è meraviglioso. La squadra deve giocare con lo zoccolo duro dell'anno scorso, perché l'anno scorso dopo molte partite, soprattutto dopo la sconfitta di Cagliari, noi sembravamo finiti. Andando avanti con coerenza con quelli che avevamo, noi siamo arrivati dove siamo. Allora concludo, la Serie A è sì diversa dalla B, siamo d'accordo, ma solo per 7-8 squadre, 10 squadre sono da Serie B, sono B1 o A2, noi dobbiamo giocarcela con loro e noi arriviamo. Ricordati Enrico, io l'ho detto già con degli amici, dall'ottavo all'undicesimo posto. Buonasera a tutti. Grazie signor Franco, direttore Leone, d'accordo, anche se nella valutazione di questo tifoso forse si critica un po' eccessivamente Aquilani e Pepe, tornando al discorso iniziale che facevamo. No, beh, io penso che l'idea del tifoso, che è anche la nostra, io ho detto più volte che il Pescara è ripartito da Mister Oddo e dallo zoccolo duro dell'anno scorso, di chi ha combattuto e ha meritato questa Serie A, perché non ci dimentichiamo che questa squadra, dalla gestione di Oddo, viene dalla finale di Bologna e poi ha avuto la forza di riconfermarsi l'anno dopo, che non è semplice, che venire dopo una batosta del genere e riavere la forza di riprogrammare, e ripartire e vincere con merito, molto merito, che l'anno scorso Pescara era, diciamo, la miglior squadra della Serie B, e da lì che siamo ripartiti. Quindi qui entrano in ballo grossi meriti della società. Sì, no, dopo, ma infatti io l'ho detto tante volte. Dopo la beffa di Bologna, ripartire, riprovareci di nuovo, ecco, non è... Ma infatti la grande forza di questi ragazzi, del mister, della società, di tutti quelli che hanno fatto questa cavalcata, è stata lo sforzo anche del presidente di mantenere Caprari. La Padula, purtroppo, leggevo pure un messaggio prima, purtroppo la Padula non si riusciva a mantenerlo, quindi se fosse stato per la società, per il mister, per tutti, tutti sarebbero dovuti rimanere, no? Però a volte qualcuno non ci essere sacrificato. Però la società ha fatto uno sforzo enorme, e poi, come abbiamo detto tante volte durante questo calciomercato, abbiamo cercato di migliorare e completare questa squadra, che era già una squadra importante. Per quanto riguarda il discorso di gennaio, era solo un'idea, ma non... noi pensiamo di star bene così e sono gli altri che ci dicono che dobbiamo intervenire. Quindi noi abbiamo già deciso di rimanere così dopo la partita di Sassuolo, quindi due giorni prima del calciomercato. Poi, se c'era la possibilità di migliorare ancora, ma alle nostre condizioni, alle condizioni del Pescara, e trovare dei ragazzi che venivano con la voglia, con la stessa voglia di, come è venuto Aquilani, come è venuto Pepe, Bizzarri e tutti gli altri, era il benvenuto, ma qui non ci sono né prime donne né nomi altisonanti. Allora, bello il messaggio, quello di tutti i pescaresi, come il Celtic, con il capitano Vitturini pescarese, quindi questa è la speranza che abbiamo un po' tutti. Allora, penultima telefonata, pronto TV6? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera Nico, sono Nicola da Pescara. Nicola, buonasera. Buonasera a lei. No, volevo un attimino fare un'osservazione. E dopo la bellissima partita di ieri sera, viene fuori da un certo commento di stampe nazionali come se fosse un fatto logico che l'Inter avesse meritato di vincere. Non è assolutamente così, perché se qualcuno fa una riflessione ben precisa, ci accorgiamo che il gol di Icardi, al di là della dabbenaggine della difesa e dello sbaglio di Aquilani che ha fatto quel passaggio d'indietro, è venuto fuori un evidente fallo di mano di Icardi, quale si è aggiustato per esempio la palla con la mano, non visto da Rizzoli che era a 7 metri, e questo non è un piagnisteo, però come al solito chi ci rimette sempre la piccola squadra, perché voleva dire, se questa partita fosse successa Juventus Inter così, i casini che sarebbe venuto fuori. Allora, ci hanno dato un gol, lo abbiamo detto prima signor Nicola, sì, ma io ho fatto adesso la telefonata, sono riuscito a farla adesso. Poi volevo dire al DS Leone, gentilmente, che l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa
Si è mostrato, diciamo, dal punto di vista del public relation, non molto una persona molto corretta, perché non ha mai dato risalto ai meriti del Pescara, solo evidenziato gli sbagli dell'Inter. Secondo me un allenatore di una squadra prestigiosa come l'Inter dovrebbe essere un pochino più diplomatico e ammettere anche il bel gioco espresso dall'avversario. Chiudo chiedendo all'assessore gentilmente un discorso extra, diciamo, calcistico, di per l'ennesimo fatto che è avvenuto di un ragazzo di Pescara a Chieti che è stato pestato solo perché aveva uno zaino bianco-azzurro. È ora di finirla, insomma, che facesse portavoce dall'assessore della Sport di Chieti, che facesse un appello a questi ragazzi giovinastri che, come al solito, sfogano la loro inciviltà e un campanilismo sciocco e becero. Ci separano cinque categorie, facciamolo finire, siamo nel 2016, certo. Stiamo ancora facendo le guerre puniche di Pescara e Chieti. Insomma, non è giusto che uno va a Chieti con la maglia o un vestito bianco-azzurro e venga pestato. Grazie Nicola, per lo spazio, buonasera. Assessore, c'è poco da aggiungere. Assolutamente, ma anche perché noi siamo una città accogliente, quindi io sono convinto. Ieri tanti chietini sono venuti a vedere la partita Pescara-Inter, però voglio dire, prendo spunto da quello che ci dice il telespettatore, sicuramente mi farò carico di ascoltare anche l'assessore allo sport di Chieti, ma anche, voglio dire, il sindaco di Chieti, perché insomma questa storia io credo debba finire, insomma, non è ultimissima pensata. Telefonata, pronto TV6? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Pronto, dottor Rocchi, buonasera, sono Luigi, chiamo da San Buceto. Buonasera, signor Luigi. Buonasera, senta, io mi voglio soffermare un attimino solo sulla sconfitta, una sconfitta, diciamo, immeritata, del tutto immeritata, ovviamente, in barba a quello che dicono le cronache nazionali. Noi abbiamo perso perché stiamo pagando lo scotto dell'inesperienza, ovviamente veniamo dalla Serie B. E allora, diciamo, c'è anche il fatto che Ver, diciamo, è arrivato, poverino, è arrivato stanco quando ha preso la traversa e quando si è fatto respingere la palla da Handanovic. E in più c'è anche il fatto, la cosiddetta casualità, perché c'è caso che al posto di Handanovic, se c'era per esempio il portiere della Sampdoria o quello del Chievo, quella palla andava dentro. Siccome questi aspetti, chiedo scusa, li abbiamo tutti analizzati, ecco, vuol fare una domanda al direttore Leone in modo che chiudiamo questa trasmissione, perché per un'ora e mezza li abbiamo analizzati un po' tutti e lei lo sta ripetendo con attenzione anche. Sì. Al direttore Leone voglio dire una cosa sola, voglio dire che ci siamo soffermati circa due mesi sui giornali tutti i giorni a leggere se Gomber doveva essere preso oppure no. Sembra che non sia quello che andiamo cercando noi, questo giocatore. Può darsi che pure fra qualche giornata di campionato ci stupirà tutti, ma per il momento non lo vedo come il giocatore che cercavamo noi, perché noi non ci serve in quel ruolo, abbiamo già Fornasier e Zuparic in quel ruolo. Se ci prendiamo un giocatore come lui deve essere più forte dei due che ho citato, altrimenti buonasera. Grazie, Luigi, sentiamo la risposta del direttore. Ma io penso che Gomber sia un giocatore di ottimo livello di Serie A, è anche nazionale, ha partecipato agli europei, quindi penso che non sono io a scoprirlo, penso che sia quello che volevamo. Ecco, una domanda che arriva da un tifoso: come è possibile lasciarsi scappare uno come Di Francesco? Parliamo ovviamente del centrocampista figlio di Eusebio. Non di Francesco qui, ma resta sempre qui. Federico l'ho avuto io l'anno scorso a Lanciano, quindi so quello che è stato il suo percorso l'anno scorso. E io poi ero direttore sportivo del Lanciano e durante la fine del campionato Federico aveva richieste importanti. Forse il tifoso si riferiva precedentemente, ma ricordiamo che c'è stata la storia del Parma che è un po' condizionato. Sì, c'è stata la storia del Parma, poi ecco, io non ero presente, io so solo che Federico l'anno scorso era un giocatore libero, visto il fallimento del Parma, e con noi ha fatto un'annata straordinaria, è andato increscendo,
e adesso sta dimostrando il suo valore anche in Serie A, non a caso lo voleva anche la Juve, quindi... Certo. Allora, siamo proprio alle battute finali. Andrea, quando vuoi intervieni, una domanda da parte degli amici qui in studio, proprio al direttore Leone, qualche curiosità. Iniziamo da Paolo Toro. Beh sì, volevo chiedere... Tu lo intervisti spesso, quindi per il giornale. No, è una curiosità, volevo chiedere se c'è il maggior rimpianto per un acquisto mancato, su cui puntavate quest'anno e non ci siete riusciti, magari per poco. Ma sinceramente non ci sono stati giocatori che ci sono sfuggiti, ecco. Abbiamo fatto quello che volevamo fare e che avevamo in mente, quindi nemmeno Iemmello, no? Ma Iemmello era un'operazione degli ultimi giorni, no? Quindi, ma il ragazzo sarebbe venuto molto molto volentieri. Poi il Sassuolo ha deciso di trattenerlo lì a Sassuolo e Riccardo? Avrei tante domande da fare al direttore. Una fondamentale è quanto a questa squadra può attingere anche al settore giovanile, perché ho visto che quest'anno c'è stata una rivoluzione nel settore giovanile. Cioè, nel senso che io credo che Pescara sia una piazza dove tirare fuori ogni anno due o tre giocatori dal vivaio sia molto importante. Ecco, quanta attenzione c'è? Lo dico perché ad esempio vedo che Vitturini, l'anno scorso, parlo di questo ragazzo, ha dimostrato in campo nei tre ruoli che ha giocato sempre molto bene, visto che è convocato però per il momento ha poco spazio. Capisco che la Serie A è un'altra dimensione, che bisogna essere pronti. Gli chiedo quanto tu sei attento al settore giovanile. Ma questa è la priorità del nostro presidente e nelle nostre riunioni la prima cosa che ci siamo sempre detti è stata che questa terra, Pescara e l'Abruzzo, ha tirato fuori sempre dei giocatori, no? Quindi noi dobbiamo partire dal nostro territorio, quindi avere una grande attenzione al nostro territorio e soprattutto ai nostri giovani. Siccome siamo in tanti ad aver tirato due calci a un pallone, quindi è una terra dove nascono i calciatori, il nostro presidente ci chiede di essere molto attenti al settore giovanile, perché il settore giovanile poi è il futuro della società e l'obiettivo è riuscire a portarne 2-3 all'anno in prima squadra, e sarebbe il top. Francesco, ultima domanda, perché veramente la pensi di essere arrivato nel momento giusto a Pescara, di essere stato chiamato nel momento giusto, oppure speravi, al di là della presenza di Repetto e Pavone, che una chiamata poteva essere anche di qualche anno fa, anche se stavi bene a Lanciano, stavi lavorando bene a Lanciano, sia se c'hai questo impianto. Bravo Francesco. No, tu mi conosci Francesco, sai, tanti addetti ai lavori mi dicevano: no, ma Luca, ma perché non ti guardi intorno? Io nella mia indole, anche da calciatore, no? Io sono uno a cui piaceva costruire, non mi piace distruggere, né mi piace lasciare dei progetti a metà, no? Poi sono pure testardo per questo, quindi io quando credo in quello che faccio mi piacerebbe portarlo avanti per 10 anni, 15 anni, no? Oggi per me essere qui a Pescara è una grande soddisfazione e ringrazio il presidente per questa opportunità, ma il mio obiettivo è rimanere a Pescara per 20 anni, per costruire un percorso straordinario, non per essere un trampolino di lancio per poi andare, cioè io sono fatto così, poi è difficile da far comprendere, però l'idea mia, per me oggi Pescara è come essere nel Milan o nell'Inter. Questo capisci quanto ti voglio bene, non ti ho domandato. No, no, che, ma... che pensi della fine del Lanciano? No, che volevo pensi... anche... Ah, vabbè, siamo no, proprio in chiusura. No, ma anche il discorso di è stato fatto anche quello di Repetto e Pavone, no? Che per me sono anche due figure molto importanti, sia Giorgio che... Ma io pensavo di venire qua, di lavorare insieme a loro e completare una squadra, diciamo, che era già importante, no? Perché con Peppino...
Noi giovani direttori, per noi è come un maestro, no? Perché poi il punto di riferimento per molti di noi, per me, che io poi ero a Lanciano, che abbiamo fatto in questi sei anni il 4-3-3, lui che è stato con Zeman, col maestro, noi andavamo a vedere gli stessi calciatori, no? Quindi ci ritrovavamo negli stadi a vedere gli stessi calciatori, perché cercavamo quei giocatori con determinate caratteristiche da 4-3-3, quindi per me lui è un punto di riferimento, come Giorgio, che è stato per tanti anni osservatore, quindi è stato un uomo di calcio, è un uomo di calcio e che poi è anche amico della mia famiglia, quindi mi conosce da ragazzino. Noi dovevamo completare, diciamo, una squadra, poi quello che è successo purtroppo non dipende da me, non è che bene, io sono venuto qui a sostituire. Siamo proprio in chiusura, assessore, allora per chiudere questo appuntamento del lunedì. Sabato c'è una partita a Roma molto importante con la Lazio, se avrò l'occasione di parlare in settimana. È una partita un po' a rischio perché c'è una rivalità storica dal 77. Vogliamo fare però un invito ai tifosi di mantenere sempre un comportamento, non è che ci sia bisogno, perché i tifosi di Pescara si sono sempre comportati bene, però questa con la Lazio è una partita un po' particolare. Beh, è una partita un po' a rischio, insomma, la Lazio è la rivale storica, insomma, del Pescara. Spesso ci sono stati incidenti, io sono convinto che i nostri tifosi che vorranno seguire la squadra lo faranno nella maniera in cui l'hanno fatto sempre, nella maniera in cui lo fanno negli ultimi anni, dove i tifosi del Pescara raramente hanno dato di che parlare a livello nazionale. Per cui, insomma, sarà una partita difficile, complicata, però insomma, sono certo che tifosi... Un'ultima cosa, e qui mi prendo la colpa perché forse richiedeva più tempo, siamo stati tempestati oggi di telefonate di alcuni tifosi che hanno acquistato i biglietti, si sono ritrovati negli stessi posti di abbonati. Io non so qui a chi chiedo, perché la società ha dato ovviamente la possibilità a Ticket One di vendere questi tagliani, non so se voi dell'amministrazione comunale ne sapete di più, ma certo è un caos da evitare, perché è vero che era una partita di richiamo quella di ieri con l'Inter, però sia l'abbonato sia il possessore del biglietto ovviamente non possono sedere nella stessa poltroncina. C'è da rivedere qualcosa in questo sistema di finale Ticket a Empoli, One. Enrico, finale sì. A Empoli, Empoli batte Crotone 2-1, Crotone che... Allora vediamo la classifica uomini. Giornata, poi vorrei sentire che ne pensa il direttore Leone su questo argomento dei biglietti. L'Empoli sale a quota 3, il Crotone resta l'unica squadra a 0 punti, però il Pescara non deve guardare, no, il cammino degli altri. Oddio, non deve, deve guardarlo. Direttore, vuole aggiungere qualcosa? No, io su questo argomento purtroppo non sono preparato. Sicuramente è antipatico andare allo stadio e col biglietto e trovare l'abbonato. Diciamo anche che la responsabilità non è vostra, perché altrimenti si crea ulteriore confusione. No, anche perché io vedo anche i ragazzi che lavorano per la biglietteria e veramente lavorano 24 ore. Però c'è qualcosa che non va in questo sistema di vendita della Ticket One. Sicuramente cercheremo di informarci, perché sicuramente se è successo qualcosa non è andato, e sono sicuro che qualcuno ha sbagliato. Sicuramente mi viene così da pensare che l'abbonato è arrivato nel tempo prima, non sul posto. Prima di chi ha acquistato il biglietto, quindi non è solo il problema del biglietto, anche chi ha venduto il costo che è stato triplicato nella vendita. Sì, ma chi ha venduto il biglietto nella settimana che ha preceduto questa partita, che fa, non lo sapeva che lì c'era un abbonato? Appunto, adesso non apriamo la discussione, perché è un po' di colpa mia. Infatti ho posto una domanda, non bisognava parlarne in maniera più dettagliata. Tanto abbiamo tempo anche lunedì prossimo, perché poi si giocherà il mercoledì successivo nel turno infrasettimanale contro il Torino. Andrea, non so se abbiamo sorvolato qualcosa, sì, forse sì, il guarda, tuo angolo una, dei una social. Una grafica molto rapida, sì. Perché i giocatori del Pescara, come tanti altri, sono social. Vediamo come hanno commentato questa sconfitta. Campagnaro: spiace molto perdere così, meritavamo di più senza dubbio, ma guardiamo avanti a pensare nella prossima gara. Poi ancora Campagnaro con una faccina triste. Caprari: non è bastata una ottima prestazione contro una grande squadra, impariamo da questi piccoli
errori riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni, dice il promesso sposo con l'Inter. Francesco Zampano, l'autore dell'assist, sconfitta immeritata dopo una bella prestazione di tutta la squadra. Ora rialziamoci e testa alla Lazio, il lavoro ripaga sempre, forza Pescara. E poi Jean-Christophe Buyback su Instagram scrive in francese, ma poi c'è anche la traduzione: primo gol con i miei nuovi colori, con la voglia di vincere per continuare ad andare avanti nonostante la sconfitta all'ultimo minuto sarebbe. Poi ancora Oddo: dispiace per la sconfitta ma usciamo dal campo a testa alta, i ragazzi hanno dato tutto e giocato una grande gara, avanti. E chiudiamo con Cristiano Biraghi sempre su Instagram: grande partita contro una squadra forte, avanti così, forza Pescara. A te. Poi Andrea, è arrivata anche la notizia che oggi è stato intervistato Marco Verratti, gli hanno chiesto un giudizio sulla doppietta di Balotelli, Marco Verratti ha detto: non ho visto Balotelli, ho visto solo la partita della squadra della mia vita, Pescara-Inter, e ho gioito. Grande, bravo, dentro e fuori il campo. Grazie al direttore sportivo del Pescara, bravo, Luca Leone, all'assessore Giuliano Diodati, buon lavoro ovviamente ad entrambi, grazie a Riccardo Clinco, Paolo Toro e Francesco Di Francesco, ringrazio Silvia Gentile e GT Fotovideo, grazie Andrea Costantini, ci rivedremo per Lazio Pescara, grazie a Maurizio De Guì, appuntamento a lunedì prossimo, grazie per averci scelto. Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.